che scrivo? Ma che contenuti pubblico? È facile dire, fai contenuti di valore, contenuti di valore, condividi gratuitamente. Ma dove stanno? Ma quali sono? Io forse mi sono perso qualche video, ma non ho capito bene che contenuti devo scrivere. Quali sono i contenuti di valore che mi rendono speciale, unico, riconoscibile, che le persone poi mi apprezzano e non sono uno fra i 2000 altri? Me lo dici, scusa Robin, grazie, scusa, poi vado via, non rompo più. No Robin, perché io poi delle idee ce l'avrei, per esempio mi sono detto, ma non potrei fare un bell'articolo, uso uno di questi tool che ci sono per scoprire quali sono gli argomenti di tendenza in questo momento, ciò che tira di più, quello che è più condiviso, e vado a fare anch'io un bell'articolo su un argomento che tira adesso, le proprietà terapeutiche della pera di Bangkok, che ne so io, qualcosa, ecco, che la gente in questo momento proprio gli gira la testa, che ne dici? Non sarebbe male, no? Bah, ti dirò, se è un argomento di tendenza, già hanno condiviso migliaia di persone, lo condivideranno altre, ci stanno quindi già delle testate, dei blogger, dei giornalisti importanti che ne stanno parlando, quindi io che sono arrivato oggi, che sono l'ultimo a saperne delle proprietà terapeutiche della pera di Bangkok, non è che ho proprio tantissime chance che, siccome l'argomento tira, io mi butto nel fiume, allora notano anche me tra le onde. Avrei dei dubbi. Magari quello che io prenderei in considerazione di fare è: perché non vai a leggere i migliori articoli sulle proprietà terapeutiche della pera di Bangkok che hanno scritto i più grandi giornali, le riviste internazionali, i quotidiani nazionali, i blog, quelli più famosi, e raccogli gli spunti, le idee. Non è che devi copiare e incollare i loro articoli, devi prendere l'essenza, la sintesi, e dire ecco perché la Repubblica ha detto questa cosa, ma poi il blog XY ha anche sottolineato l'importanza di questo aspetto, mentre nel New York Times non fanno altro che parlare di questo. E in questo modo puoi creare una visione d'insieme unica, peculiare, rara, che richiede tempo, fatica, impegno per poterla realizzare. Ma se tu vuoi essere apprezzato, bisogna che fai delle cose speciali che richiedono fatica, tempo e impegno per poter essere ottenute. Giusto Robin, non ci avevo pensato. E se invece mi era venuto in mente facessi qualche recensione su qualche risorsa, su qualche cosa da leggere, pure su qualche tool o servizio che c'è online che interessa i miei lettori, che ne dici? Questo sarebbe abbastanza buono per dimostrare la mia credibilità e competenza? Se tu sei uno specialista del settore o intendi diventarlo e quindi ti dedichi in maniera sistematica a fare le recensioni di risorse, libri, video, film, tool, blog, podcast che si occupano di qualcosa che è estremamente rilevante per i tuoi lettori, per il tuo pubblico, per la tua tribù, ben venga. Ma se deve essere uno sparetto ogni tanto, così, uno fra varie tipologie di contenuto che vuoi mettere nel tuo palinsesto editoriale, anche qua prenderei in considerazione, ma quante altre recensioni o persone che fanno recensioni ci sono là fuori? Se io vado adesso a cercare questo articolo, questo avvenimento, questo prodotto che voglio recensire, quante recensioni già ci sono? Vale la pena che ne aggiungo un'altra? Anche io che non sono nessuno? Forse anche qui posso prendere in considerazione un punto di vista un po' diverso dal solito, e cioè invece di andare a fare la recensione di un prodotto o un servizio, posso mettere a confronto i due o i tre migliori prodotti, servizi, risorse, tool, libri, quello che ci sia, che risolvono quel problema specifico. Perché questo è il problema poi che le persone hanno bisogno di risolvere, che là fuori ci sono decine di prodotti, decine di servizi, decine di articoli sugli argomenti, ma che faccio? Boh, me li vado a vedere uno per uno, me li studio e faccio le comparazioni, mi creo le tabelle? Oppure c'è un metodo più veloce per arrivare a scoprire qual è il migliore? Se c'è qualcuno là fuori che già guarda
guardando le recensioni degli altri, leggendo tutte le informazioni disponibili, si è fatto un'idea di quelli che sono i due migliori e me li mette a confronto e mi dice i pro e i contro di uno e dell'altro, e questo fa una cosa utile, rara, che non fanno tutti, e quindi può essere un approccio decisamente migliore a dimostrare le tue competenze, la tua credibilità, la tua capacità di analizzare prodotti, servizi e risorse che sono rilevanti per la tua tribù. Giusto? Anche di questo bisogna che prendo nota, Robin. Buona idea. Senti, ma io ce l'avevo un sacco di idee, Robin. Per esempio, se io facessi una bella analisi approfondita su un certo argomento che mi appassiona e raccontassi quelli che sono i nuovi punti di vista che ci sono, come si possono guardare queste cose e questi aspetti in maniera originale, parlando di cose che vedo non tratta nessuno, tu che ne diresti? Ma io non ho niente in contrario, diciamo, agli articoli di studio, di approfondimento un po' accademici, specialmente quando questi offrono spunti, riferimenti e tanti link per andare a scoprire cose che hanno detto e scritto altri prima di noi, e quindi allargano i miei orizzonti invece che dare solo sfoggio e dimostrazione del mio punto di vista. Ma se dovessi suggerirti, sarebbe decisamente più utile e più efficace creare delle guide pratiche, degli how to, come fare qualcosa, come risolvere un problema, come imparare una cosa, come studiare un certo argomento. Guide che mi aiutano in maniera concreta, pratica, illustrata, avere tutto quello che mi serve su come risolvere quel problema lì. Prendo nota, Robin, eh? Senti, ma io ce n'ho altre idee. Non è che potremmo fare un altro video così te le sparo altre tre? Come no? Certo che lo possiamo fare.